Ciao ragazzi, oggi voglio fare un video dedicato alle piccoline. Siamo a settembre, quindi ricominciano le scuole e io vorrei fare un video dove parlo un po' di questo argomento. Se riuscirò, magari farò anche un back to school a tema di outfit piuttosto che di quaderni, però vorrei fare anche un qualcosa di un po' più serio quest'anno. Preciso il fatto che io quando faccio questi discorsi non mi preparo mai nulla, cioè è tutto nella mia testa in modo molto randomico, anche perché tanto se provo a buttare giù una scaletta, un minimo di punti, un qualcosa da dire, non mi viene neanche da scrivere le cose. Quindi vado a ruota libera e piuttosto farò un po' di casini, però tanto lo so che ormai voi mi comprendete. Io mi ricordo che quando andavo a scuola, alle medie, appena tipo il primo giorno di scuola, ero tutta, ero molto euforica, ero molto, tra parentesi, Alessio, mio cugino, questa la dedico a te. Sono veramente euforico. Chiusa parentesi. Mi ricordo che ero molto entusiasta, ero molto, come si suol dire, presa bene, nel senso ero contenta, iniziamo un nuovo percorso, sono finite le elementari, quindi magari saranno finite anche le prese in giro. Oh mio Dio, perché ho la batteria scarica? Vabbè, speriamo di riuscire a registrare questo video. Invece no, invece non è andata assolutamente così. Avevo tre amici, due amici, tre, che mi hanno aiutato, tra virgolette, col senno di poi posso dire aiutato, perché io quando ero a scuola mi sentivo sempre perennemente fuori posto. Mi sentivo sempre quella guardata, quella osservata, che poi alla fine tante volte era anche vero, perché le prese in giro c'erano e ragazze, fregatevene, ma ve lo dico proprio spassionatamente. Ora che ho comunque 22 anni e non sono assolutamente tutta questa donna vissuta, sono ancora una cucciola, le prese per il culo ci saranno sempre, cioè ci sono da che mondo è mondo, ci saranno sempre. La cosa è il come prenderle. Io vi posso dire che all'inizio le prendevo male, nel senso che tante volte mi facevo anch'io dell'autoironia per non dare nell'occhio, per non far vedere che in realtà magari ci rimanevo male. Non si rendono conto tante volte che nel dire una cosa tu magari mini l'autostima di una persona, perché a me tante insicurezze, tutte quelle che io mi trascino ancora, tante soprattutto mi sono venute a causa delle prese in giro che avevo a scuola, eccetera, eccetera. Anche il rapporto con i professori era una cosa che determinava molto la mia insicurezza, quello che io, l'aura che avevo in giro, intorno a me, era molto insicura, era molto, flebile, così un po'. Vabbè, io sono qui, eh? Cioè, ciao, esisto, ciao. Ero tipo così. Io in realtà di per me, non sono assolutamente una persona timida. Non sono una persona che si fa problemi a parlare adesso, ma neanche prima in realtà, cioè io da bambina, quando ero con mia nonna ai giardini, mi dicevano spegnetele le pile, per dire. Non sono mai stata una persona che aveva difficoltà a rapportarsi con il prossimo, solo che a scuola era molto più difficile perché c'erano i classici gruppetti, si creavano, poi io a scuola cioè, ci andavo vestita un po' a caso, come è giusto che sia per le bambine di 11 anni. Io giuro, no, 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 mi stupisco quando vado in centro qua a Genova, mi stupisco nel vedere come siano cambiati i tempi, tra virgolette, vedendo magari delle ragazzine di 12, 13 anni vestite già come se ne avessero tipo 16. Per me è una cosa tipo wow, wow, what the fuck? A scuola è ovvio che appunto vi tendiate magari. Io parlo a nome delle persone insicure, quindi che si facciano tanti problemi. È normale estraniarvi, cercare di creare il vostro nido di amici, no? Dove sentirsi sempre al sicuro. Pensate che invece quando poi crescete, tutti quanti, perché poi cresciamo tutti, le persone che prendono in giro, prima o poi si rendono conto del fatto che non ha molto senso come cosa, si spera, perché a volte magari no. Fregatevene, perché proprio non ha senso. E soprattutto un'altra cosa che ci tengo tanto a dire sulla scuola, la scuola è una cosa importantissima per la formazione. Per il percorso che poi tu intraprendi, anche per il pezzo di carta, anche per il diploma. Tra l'altro a scuola studiavo anche, nel senso, le cose che mi piacevano, ero anche brava. Solo che anche lì avevo sempre paura di parlare, avevo sempre paura di sbagliare. Anche quando ero sicura di aver studiato bene, io andavo nel panico. Quando facevo le interrogazioni, Madonna ragazzi, le interrogazioni, che panico! Cioè, ogni volta era un oh mio Dio, adesso mi dimentico di dire qualcosa, quindi prendo un brutto voto.
se avete studiato, se voi dentro di voi avete la certezza di aver studiato, andate tranquilli, andate sereni, non pensateci troppo fino al momento in cui non dovete farlo, così non vi fate troppe paturnie, e arrivate sereni al momento dell'interrogazione. È normale anche essere una persona magari un po' più ansiosa, magari un po' più che si fa prendere magari anche dall'emozione, no? Dall'imbarazzo dell'essere davanti a tutta la classe. Io è una cosa che giuro, ho il ricordo terribile dell'essere davanti alla cattedra all'interrogazione di matematica. E io che proprio non ce la facevo, ma non ce la facevo, e lo vedeva la prof, e non lo facevo apposta, ma io e la matematica siamo proprio di due mondi separati. E vi dico, se non riuscite, accettatelo un aiuto da parte di un professore di supplenza, da parte di un qualcuno che magari ne possa sapere. Io mi ricordo anche che c'era una mia amica che era bravissima in matematica, anche se magari lei non lo faceva apposta, io mi sentivo sempre la piccola, no? Quella ignorante della situazione, quella che tanto io non so le cose. Fate in modo invece di saperle le cose, cioè fate in modo di mettervi nella condizione in cui non vi possono dire, non vi si può venir detto: ah, non lo sai, ti prendo in giro. Anche parlando dell'abbigliamento, del modo di essere, del modo di porsi, siate semplicemente voi, e non ha neanche senso: ah, allora ti prendo in giro a tua volta. Secondo me non ha senso, perché non si risolve niente. Si dovrebbe semplicemente dire: guarda, non ha senso quello che mi dici. Poi se tu stai meglio nel parlare così, nel prendere in giro, fai, che tanto a me ne frega niente. Però sappi che è un comportamento infantile e insensato. Se voi ad una persona che vi prende in giro vi fate un certo tipo di discorso, la lasciate anche magari un attimo spiazzata. Ora io, questo appunto è un discorso forse un po' difficile, io poi andando così a ruota libera, figuriamoci, farò un casino in questo video assurdo. Però i punti fondamentali sono che tanto le prese in giro ci saranno sempre, quindi il secondo punto è appunto fregatevene altamente, cioè chi se ne frega, la gente è così e non ci potete fare niente. Piuttosto ditegli: guarda, se ti senti in pace con te a comportarti così, fai pure, perché tanto a me non mi tocchi, cioè, e non mi deve veramente toccare. Imparate a fregarvene del giudizio, che poi sono la prima che si importa e si interessa del giudizio altrui, ma quando serve, non in questo caso qua. Un'altra cosa appunto è il cercare di essere sicura, perché lo studio, comunque studiare, rende sicuri di sé, perché è una cosa che dici: cavolo, io ho studiato e il mio l'ho fatto, sono a posto. Poi ovvio, può comunque andare male, e ragazzi, se studiate e va male, non c'è problema, si recupera. Però la scuola è veramente una cosa importante, non prendetela troppo sotto gamba, perché poi quando arrivate a 22 anni, col senno di poi, capite che è importante effettivamente. È un percorso che va fatto un po' come in tutto. Nella vita, secondo me, ci sono tante tappe da dover passare. La scuola è una di quelle. Anche per le interrogazioni, appunto, come dicevo prima, non arrivateci con l'ansia. Lo so che detto così parli facile, Giulia. Cercate di proprio fare un lavoro su voi stesse, per quanto possiate essere piccole. Siete piccole, ma lo so che siete intelligenti. E dire: cavolo, è un'interrogazione. Non è niente di drammatico, non è niente di spaventoso, non morirò. Prendetela come, come si dice, un addestramento a quello che poi è la vita o il lavoro. Perché comunque nella vita ci saranno un sacco di persone che vi prenderanno in giro. E non parlo di presa in giro, ah, tu sei brutta, parlo di presa in giro nel senso di prendervi in giro a livello di persona, a livello di comportamenti, che è peggio sicuramente. Prendetelo un po' come un addestramento appunto al come poi dovrete porvi durante la vostra vita. Cioè, nella vita ci sono delle regole da dover seguire, ci sono delle cose che vanno fatte. Io ho avuto dei professori che, ragazzi, mamma mia, cioè, mamma mia, tu stai lì proprio perché ti danno uno stipendio. Secondo me un professore dovrebbe avere la passione da trasmettere all'alunno, perché io, che non sono mai stata così tanto interessata a cucina, per dire, mi ricordo che adoravo l'ora di cucina quando andavo al Marco Polo, perché c'era Avanzino, il mio professore di cucina, che ce la faceva amare, ma che anche era simpatico, ci metteva dentro delle battute, quindi tanto dipende anche dal professore. Però per quanto riguarda tutto il resto, la scuola è una cosa importante, affrontatela come qualsiasi altra cosa, tranquillamente, senza l'ansia, senza le cose,
provate a dirvi effettivamente è questo e sono in grado di farlo. Se vi serve una mano, non vergognatevi a chiederla, parlatene anche con i vostri genitori. Mamma, guarda, ho questo scoglio in matematica, non riesco a superarlo, che fo? La voglia di studiare, ragazzi, la voglia di studiare è una cosa che arriva dopo. Cioè, io adesso che appunto sono un po' più grandicella, se tornassi a scuola non sarebbe più un problema studiare, perché è una cosa che va fatta. Ovviamente quando si è piccoli magari lo si vede un po' più come un dovere. Prendetela invece come una cosa che serve a voi, anche se poi non vi rimane niente, perché tante volte, io tantissime volte, tantissime persone, tantissimi ragazzi anche della mia età sento dire io ho studiato ma non mi ricordo una ceppa. Ma anche se non vi ricordate, cercate in quel momento di far sì che quella cosa che state studiando sia di vostro interesse. Perché io mi ricordo che quando studiavo e non mi interessava la materia che stessi studiando, che stavo studiando, cioè proprio mi passa davanti una zanzara e io mi distraggo. Piuttosto studiate in un punto, in un luogo che vi possa aiutare. Io mi ricordo che usavo un sacco di colori mentre studiavo, facevo un sacco di disegni, un sacco di cose per ricordarmi, perché io ho la memoria molto, molto visiva. Cioè io se vedo che in quel punto del foglio c'è un cuore, vuol dire che lì si parlava di quell'argomento. Esempio, i gruppetti che si formano al liceo, alle cose, quella è una cosa normale. Createvi il vostro gruppetto, o piuttosto cercate di parlare con le persone, parlate. Secondo me la cosa fondamentale nel mondo, nell'esistenza, alla base di tutto, è la comunicazione. La comunicazione, senza quella non si va da nessuna parte. Questi sono i consigli che probabilmente io darei a me stessa, o come se io fossi la vostra sorella maggiore. Io niente, spero di non aver fatto un minestrone. Se condividetemi tutti i vostri pensieri qua nei commenti, io prometto, cerco di rispondere in modo un po' più consistente a più persone possibili. Così possiamo anche un minimo, come dire, sfogarci, no? Perché io poi so che tante ragazze, tante ragazzine potrebbero non avere voglia di parlare di queste cose con i genitori, che invece sarebbe una cosa molto importante, ma veramente tanto, perché il rapporto con i genitori secondo me è ciò che ci porta, no? Che ci accompagna all'interno di qualsiasi nostra scelta. Quindi parlatene anche con loro, metteteli in mezzo alle vostre cose se non lo fate, perché è un aiuto, è un grande aiuto che magari potrebbero darvi. E niente, vi auguro un buon rientro scolastico. Ragazze, mi raccomando, la scuola è importante. Fidatevi, che io di bugie non ne dico, perché non sono capace, lo sapete.